Onorevole, oggi a Crotone per questa iniziativa importantissima per tutto il territorio, al di là poi di quello che può essere il colore politico, un'iniziativa denominata Giù le mani dal nostro mare, un bene comune. Parleremo anche di quello che sarà il prossimo 17 di aprile, il referendum, votare sì, votare no. Sì, assolutamente, questa è un'iniziativa che già da tempo stiamo divulgando in tanti territori di tutta la penisola. Qui a Crotone noi oggi parleremo appunto di difendere la risorsa mare, non solo dalle trivellazioni e non solo invitiamo i cittadini ad attivarsi e ad andare a votare il 17 di aprile il referendum che chiederà appunto ai cittadini stessi di esprimersi in merito alle trivellazioni. Sarà un primo passo per combattere queste trivellazioni. Dopodiché il Movimento 5 Stelle si sta già muovendo per un referendum nel 2017, un referendum che andrà ad abrogare tutte le attività di perforazione sia su terraferma che nei nostri mari e forse, questo dipenderà anche dai comitati, dalle associazioni, faremo anche un referendum contro la buona scuola, contro il Job Act e sempre a favore dell'acqua pubblica. Oltre a questo, oggi in questo evento parleremo della risorsa mare, perché non solo va difesa dalle trivellazioni, ma bisogna anche difenderla da tanti altri fattori antropici, come ad esempio la questione della maladepurazione, che purtroppo è una questione annosa che riguarda appieno la nostra regione. Noi abbiamo 90 comuni morosi, è partita l'ennesima procedura di infrazione da parte della Comunità Europea che ci dice in parole povere che noi non sappiamo depurare e che quindi questa mala depurazione va a interfacciarsi con la salute pubblica dei cittadini e la salute dell'ecosistema marino. Oltre alla questione della depurazione, anche la questione della pesca sostenibile, della pesca legale e anche il fattore del turismo. Il mare noi ce l'abbiamo e non basta solamente avere questa risorsa per portare i turisti, bisogna saperla gestire bene, prevedendo anche una serie di iniziative che possono andare a favore del turismo, a favore dello sport, a favore come dicevo prima, della pesca sostenibile. Quindi non è solo le trivellazioni, è tutto un insieme di cose che servono per preservare una risorsa indispensabile sia per Crotone ma per tutti i calabresi, insomma.